hai ricevuto posta via gufo. Vediamo. Vieni nel mio ufficio. Ho scoperto qualcosa sul medaglione trovato alla Gringot. Arrivo. Peccato che fra le varie scelte non so... Ma... No, Coccarino! Stavo per dire la frase. Peccato che fra tutte le scelte non ti hanno fatto scegliere anche il tipo di gufo. O meglio, ti abbiano fatto anche un test per decidere quale sia il tuo gufo. E un eventuale animale da compagnia, tipo appunto... Non mi ricordo... C'era un gioco particolare in cui te lo facevano scegliere se avevi il gatto, il topo, il rospo, altre robe. C'è Pix che urla. Oh, è vero, è vero. Non dobbiamo andare di sotto, dobbiamo andare di sopra. Ed è scomparso. Ciao Pix. Che poi c'è la metropolvere, è vero. Però forse ancora all'inizio, ad ora preferisco... Trasandati oggi. Mettermi a esplorare. Chi è che ha detto trasandati? La signora grassa? Preferisco ancora esplorare. Ho visto qualcuno tipo usare. Ti ho visto, mi sono girato di scatto e ti ho visto tipo usare, tipo. Preferisco ancora esplorare al momento, dicevo, perché ancora non conosciamo tutte le zone e soprattutto non abbiamo sbloccato, per esempio, tutte le metropolveri. Quindi preferisco ancora girare e vedere tutte le zone che eventualmente la mappa ci farà visitare. Mi puoi spiegare perché ho ricevuto una lettera da una papana che dice di essere la madre di un tuo amico e mi chiede di prendere un tè con lei? Ma come? Ti ho detto sul fare amicizia con i nati babbani. Sono sconcertata. Non frequenterai mai più questo amico. Ti prego, dimmi che si strappa. Se farsi risentire, mi assicurerò io che tu non riveda mai più suo figlio. La Madonna la vuoi. Ma la pernacchia quindi. Ma si è strappata per davvero. Ma quindi la pernacchia è davvero una cosa fondamentale delle strillettere. Perché la pernacchia la fa anche la strilletta della madre di Ron a Ron nel secondo film. Minchia che luce. Allora, ci sono delle cose che comunque ti fanno percepire che il gioco è buono, ma c'ha delle piccole imperfezioni. Probabilmente è anche dato dal sistema che questo gioco... Guarda la luce, per esempio. Questo probabilmente è un gioco che su PC e su console di nuova generazione gira molto più fluido. E non che su PS4 Pro non abbia fluidità, siamo chiari. Però si vede... che questo gioco secondo me è più adatto a un sistema superiore, nonostante abbiamo comunque un'ottima qualità. Poi però è da vedere se anche su questi sistemi superiori questi piccoli problemi tipo la luce di prima o piccoli clipping che ci sono fra vari oggetti, o ad esempio io che muovo la telecamera di scatto e vedo qualcuno in T-pose, c'è anche sulle altre console e su computer. Mi chiedo se ci siano riferimenti ai vari Harry Potter o Animali Fantastici. Ne dubito ovviamente, perché parliamo comunque di molti anni di differenza. Però non so, anche una piccola citazione o qualche piccolo easter egg non sarebbe male, sai? Se solo qualche nuovo studente potesse aiutarmi a risolvere il mio problema. Perché mi sembra che tu me lo stai proprio chiedendo di aiutarti. Va tutto bene? Non sai chi sono. Sono Zenobia Nook, la ragazza che tutta la scuola odia senza alcun motivo. Ok. Ti odiano tutti. E perché mai? Perché Hogwarts è piena di bulli e guastafeste. Leander Pruett è uno dei peggiori. Una zucca vuota senza talento. Volevo farmi qualche nuovo amico, così ho portato la mia collezione nella sala comune. La mia collezione di gobiglie, intendo. Speravo di giocare con qualcuno. Hai presente le gobiglie? Solo di ricordo. Giocarci è divertente. E se perdi ti spruzzano con un liquido puzzolente. Ah, ecco perché allora. Gobiglie? Sembra un gioco divertente. Proprio. È proprio quello che ho detto agli altri. La gente è crudele. È solo perché le gobiglie gli hanno sputato addosso del liquido puzzolente. Ma è colpa loro, hanno perso. Imelda non sa proprio perdere. E anche Ever e Teastoria sono terribili. E ora quei bulli patetici hanno nascosto le mie gobiglie in giro per la scuola, in punti molto elevati. Ok, missione secondaria di ricerca. Io avrei fatto lo stesso. Mi sembra una reazione esagerata la loro. Direi. Comunque, da sola non so proprio come fare a recuperarle. Non conosco ancora gli incantesimi necessari. Mi serve qualcuno, magari uno studente del quinto anno abile e altruista. A me sembra una richiesta un po' troppo specifica. Poverina, una cosa un po' triste, però. Non sapere finalmente come mai quel dipinto era.
Ma che figa! Mi sa che c'è un'altra missione secondaria qua sopra. Vediamo. Ecco di qua, ciao. Forse tu puoi aiutarmi. No, ti prego, una caccia al tesoro. Ciao, stavi chiamando me? Sì, ho pensato che potesse interessarti partecipare a una piccola avventura insieme a me. Ma guarda. Per la precisione, si tratta di seguire una mappa. Sempre meglio che combattere contro i troll, no? No, direi di no. Ho chiesto anche a Poppy, ma non sono riuscito a separarla dal suo Puffskin. Ho trovato due mappe in giro, entrambe puntano a luoghi di Hogwarts. Ti va di seguirne una? Wow, evviva, un'avventura! Seguire una mappa del tesoro di Hogwarts? Ci sto! Meraviglioso! Hogwarts mi affascina! Puoi tenere tutti i tesori che troverai grazie alla mappa. A me basta sapere dove conduce. Ah beh, certo! Viva la conoscenza, insomma! D'accordo. Se trovo il tempo, le darò un'occhiata. Va bene. Se scopri qualcosa, torna qui da me. E la Madonna è un po' criptica. Aula del professor Fig, fantastico. Prof? Ah, è dentro. Qui c'è un forziere, posso aprirlo? Conchiglia al color miele, wow. Questo è l'equipaggiamento per la bacchetta. Allora, la nostra bacchetta è bella. Punto. Vediamo. Gli cambia l'impugnatura. Non mi fa impazzire, però. Ed eccomi qua, prof. Buongiorno a lei. Maschera della follia, è che siamo Hannibal. Perché si tiene ste robe dentro la sua stanza, prof? Che giochetti fa lei con la Weasley? È la Madonna. Un po' eccessivo, prof. Però è carino. Tiè, siamo già dei maghi oscuri ora. Dai, va bene, voglio vedere questa scena con la maschera della follia. Professore, sono felice di vederla. Ma vale, si nota, per me, per fortuna stai bene. Ho udito una statua di Demigius, quella, troll, mi sa. Hogsmeade. I troll erano corazzati. Le armature emanavano un bagliore oscuro, come il collare del drago. Argento Goblin! Ranrock lo ha usato per controllare il drago. Ma come? E perché spedire i troll? Per credo cercare noi! Ho sentito Ranrock parlare con Victor Rookwood. Ranrock era a Hogsmeade con Rookwood? I troll erano un diversivo ideato da Ranrock affinché Rookwood potesse catturarmi. E ci sarebbe riuscito se Sirona e i clienti dei Tre Manici di Scopa non fossero intervenuti. Una notizia pessima questa. Eh beh, certo. Evidentemente i goblin di Ranrock e i maghi oscuri vogliono ciò che abbiamo trovato in quella camera blindata. Oppure vogliono me. Vogliono il medaglione. Ha detto di aver scoperto qualcosa al suo interno. Sì, sì. Ho scoperto un'iscrizione. Quando l'ho letta ad alta voce è apparsa questa mappa. Ingegnoso. Che è Hogwarts? È indubbiamente una mappa di Hogwarts. Ma non so dove conduca. Conduce alla biblioteca. Al reparto proibito, per la precisione. E anche un po' oltre. Vedo tracce di magia lì sulla mappa. Sapevo che ci avresti visto qualcosa. Ovviamente. Apprezzo il tuo entusiasmo. Anch'io non vedo l'ora di scoprire cosa si cela. Non si può entrare nel reparto proibito. Se la nostra esperienza alla Gringotts, per non parlare di ciò che è accaduto a Miriam, mi ha insegnato qualcosa, è che ci troviamo su un sentiero irto di pericoli. Ottimo. Vorrei ti esercitassi un po' con la professoressa Hecat prima di proseguire. Signore, sì, signore, quanto potrà essere pericolosa la biblioteca? Magari cerchiamo solo un libro. Sì, forse. Ma dobbiamo essere pronti a tutto. Torna certo da me quando avrai migliorato le tue abilità difensive. Informerò la professoressa Hecat del tuo arrivo. Sì, signore. Tra l'altro lì c'è uno scheletro. Ci serve incendio e livello 3. E quello ce l'abbiamo. Buongiorno, professoressa. Aspetti un attimo, vengo subito da lei. Revelio, abbiamo delle questioni di cui discutere. Sì, lo so, lo so. Volevo avere informazioni sullo scheletro. Bello, tra l'altro. Allora, mi insegna incendio? Sono qui per il nuovo incantesimo che voleva insegnarmi, professoressa. Bene. Il professor Fig ha detto che devi completare tutti gli incarichi di magia difensiva con una certa urgenza. Ovviamente. In conseguenza, devi imparare incendio, l'incantesimo del fuoco. È utile per accendere torce, bruciare ragnatele. E dare fuoco ai nemici. Se necessario, per difenderci da coloro che vogliono farci del male. Chi l'avrebbe mai detto? Versatile. Assolutamente sì, ma prima di iniziare vorrei che portassi a termine alcuni incarichi. Ovviamente. Alcuni ti potrebbero sorprendere. Spesso gli studenti sottovalutano le conoscenze dei loro professori. Certo. Torna da me quando avrai finito e inizieremo a lavorare su incendio.
D'accordo, cosa devo fare? Sai dove trovarmi quando hai finito. Vinci due round di bacchette incrociate. Cioè, insomma, lei sa di bacchette incrociate, ma non dice nulla. Ok, missioni quindi, eh. Allora, vorrei solamente far notare che non solo Cyberpunk aveva dei problemi con i volti a suo tempo. Anche Hogwarts ce li ha. Stiamo sempre giocando su PlayStation 4 Pro e non su PlayStation 5, su computer con i massimi settaggi, per carità. Però mi sembra sempre volersi accanire sullo stronzo di turno. Ciao Lucan. Felice anch'io di rivederti. Ok Lucan, facciamo a botte. Ciao Lucan, il prossimo round di bacchette incrociate è pronto? Sì, certo. Ho organizzato un incontro grandioso. Da solo? Vuoi affrontare un altro duello? Certo, sono qui per quello. Sono pronto, duelliamo. Fantastico, hai già un partner per il duello? No. Sebastian? Sì, Sebastian. Cominciamo allora. Mi piace Sebastian. Umiliazione in arrivo. Dio mio, ti spacco la faccia. Ti chiedo scusa in anticipo. Siete in tre per quello. Ah. Round esperti, eh. Allora, aspetta. Cerchio. Ah, cavolo, fermi. Stupefaccio. Comprito. Vai, fare di meglio. Fermo. Proteggo. Dai. Stupidito. E il primo è andato. Tu sei la seconda. Come faccio a curarmi? Non mi ricordo. Ok, fatto. Ti sta bene, cretina. Adesso siamo 2 contro 1. Vai Sebastian, spaccalo sto cretino. Allora, prendiamo un sacco di danni, me ne sono reso conto. Ma dobbiamo fare più attenzione, è anche colpa mia. Bene. Ce l'ho messa tutta. Indubbiamente. Gli altri duellanti si erano già accorti di te. Ma dopo quest'ultimo round vogliono davvero farti fuori tutti. Se speri di vincere il prossimo round, o almeno sopravvivere, continua ad allenarti senza sosta. Certo. Ti farò sapere appena saremo pronti. A presto. Grazie Lucan, e del tuo club non così segreto, eh. Ciao, come va? E l'incarico è completato. Ho trovato la stanza delle necessità. Ma è così a caso? Ancora non l'abbiamo sbloccata e già l'abbiamo trovata? Ma che è davvero? Ma ciao! Io non dovrei trovarmi qua, immagino, vero? Aspetta. E non posso ancora infatti sbloccarlo. Non posso farci nulla qua io. C'è l'elfo che si spacca di caramelle. Ah, ecco, ora ha funzionato. Ma non vorrei che in realtà la stanza delle necessità, come in teoria dovrebbe essere, cambia poi posto, è per quello che ti serve la metropolvere. E infatti non è più qui. Ho trovato una delle chiavi di Dedalo che mi ha detto la tipa. Ecco l'armadietto. E abbiamo trovato ora l'armadietto. Ora questa chiave. Dobbiamo aspettare che si metta al centro. Sì. Presa! Beh, non proprio preciso, però. Una vecchia moneta. Forse Nelly sa cosa significa. Non lo so, ma andremo da lei. Si è fatta notte. Ma io posso stare fuori la notte e tutte queste cose qua? Ciao, Nelly. Sono riuscito ad aprire una delle serrature. Fantastico. E cosa conteneva l'armadietto? Una specie di strano gettone. Sembra un gettone di Grifondoro. Scommetto che apre il nostro forziere della casa. Oh. Io lo chiamo così. È nella nostra sala comune e ho sentito che anche le altre case ne hanno uno. Tieni gli occhi aperti. D'accordo. Continuerai. La ricompensa di un lavoro così difficile deve essere sicuramente proporzionale. La miglior ricompensa che posso avere è accarezzare questo gatto. Casa di Grifondoro. Che mi sta guardando. È il miglior ricompensa di oggi. Meow.
Miau anche a te. Oh, che carino. Allora, in giro di studenti non ce n'è più nessuno, il che mi fa pensare che ovviamente c'è il coprifuoco e che molto probabilmente, se veniamo beccati magari dai, come si chiama, dai prefetti, possiamo perdere punti. Però a noi ce ne frega niente delle regole, facciamo come cacchio ci pare. Oh, il forziere del calice di fuoco. Ma che figo. Ok, dentro un forziere ho trovato questo foglio con numeri e simboli. E credo che questo sia la sua combinazione, allora. Quindi 2 più idra più punto di domanda fa 9. L'idra è uguale a 3, quindi 5, ci manca il 4 che è questo. 0 più 1, ci serve il 3, che è l'idra. Abbiamo trovato un tavolino. Tutto qui. Lucertola più coso a 5 zampe uguale 15. 5 più 6 fa 11. Ci mancano 4, che è di nuovo l'uccellino. Mentre quello 13 più Demigius, che è 0, quindi ancora 13. Ci manca 5, che è di nuovo il ragno. Fatto. Completo scolastico raffinato. Mamma mia, ne sciccheria proprio. E l'albero di Natale, ma che bello. Ecco qua, fatto. Siamo bravissimi. E dentro questo forziere non so che cosa abbiamo sbloccato perché non è uscito nulla. D'accordo, i numeri me li sono salvati da parte. Almeno sappiamo come usarli le prossime volte. Allora, so che ho detto che i cappelli non sono belli, però così sembriamo il dottore. Mamma mia. Ma dai. Ma che figo, ma me la fai scalare per davvero? Che figata. Poteva benissimo mettermi la zona di caricamento, per quello ero sorpreso. Figo. E l'ultima gobbiglia dovrebbe trovarsi qui. Modello della lettura della mano. Se leggessero la mia di mano avrebbero gli incubi, secondo me. Eccola lì, sul lampadario. Eccola qua, l'ultima gobbiglia. Questa era l'ultima gobbiglia di Zenobia. Ora devo andare da lei. Sì, ma che bello il quadro del gatto. Ed improvvisamente fu giorno. Ecco a te, tutte le tue palle magiche. Spero che avrai più fortuna di me nel rintracciare le mie già gobbiglie. Fatto, già finito. Ciao Zenobia, ho trovato tutte le tue gobbiglie. Dici davvero? Non credevo che fosse possibile. E come hai fatto? Buon senso e magia di base. Beh, posso riavere le mie gobbiglie? No, sì, tienitele. Certamente, sono tue dopo tutto. Oh, che meraviglia! Ti dedicherò tutte le mie future vittorie. A proposito, stavo pensando, chissà se ora che ho riavuto le mie gobbiglie troverò qualcuno con cui giocare in sala comune. Lo spero per te, allora. Sicuramente troverai qualcuno disposto a giocare dopo la fatica fatta per recuperarle. Buona idea. Vero? Oh, sarà uno spasso. Penso che risate quando le gobbiglie spruzzeranno i perdenti, ovvero tutti tranne me. Ok, questo è... Vado. Augurami buona fortuna. Abbassa un pochino le ali, per favore. Pochino, Gobiglia go go. E abbiamo ottenuto un'impugnatura viola. Non mi fa impazzire. Ma nessuno dei due lo fa, in realtà. Tanto non si vede, è chiusa nella mano, sti cazzi, dai. Ok, prima di tornare dalla prof, vediamo che cosa apre il medaglione. Ah, c'è un forziere gigante. Ma sembra una cassa d'oro. Questo deve essere le loot box. Devo solo inserire il gettone. Tiè, pare magnatelo. Che debba trovare più gettoni della casa se voglio aprirlo. Ah. Direi una bella quantità. Minchia. 16 gettoni e la madonna. Spero che il premio ne valga veramente la pena. Ho trovato un'altra chiave che è appena andata via. Comunque, prof, finalmente. Mi insegna sta magia o no? Spero che il signor Brattleby abbia potuto riceverti e che le tue imprese siano state coronate dal successo. Non so chi è il signor Brattleby. Ho completato tutti gli incarichi che mi aveva assegnato. Mi fa piacere. Allora dovresti essere pronto a imparare incendio. Finalmente. Dovrei, professoressa? Già. Ho visto troppi colleghi incauti finire al San Mungo. Per non sapere che il fuoco è un servitore capriccioso. Vero. Sono molto colpita dalla tua abilità con gli incantesimi. Ma non perdere la concentrazione. Preferirei, sì signora. Preferirei che non finissi la lezione odierna con gli abiti in fiamme. Cominciamo. E ricorda, concentrati sui movimenti corretti della bacchetta. Mi insegni agguamentis allora anche concentrati. Prima. Concentrati. E ti
Tieni ben salda la bacchetta. La mia bellissima bacchetta bianca, via. Ma davvero c'è chi sbaglia sto minigioco? Incendio! I segreti del reparto proibito, tiè. Allora, questo lo mettiamo al posto di Lumos. Se ti va, puoi fare un po' di pratica in classe prima incendio. Di incendio! Ci stai arrivando? Continua a esercitarti e non darti fuoco. Leviosa, incendio! Che figata le combinazioni, bella cosa, davvero figo. Leviosa, incendio! Accio. Sì, è davvero figo, grazie.